Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Bentornati sul mio canale. Oggi, per chi mi segue sul gruppo privato Facebook Amici 99 Caffè, accessibile per tutti quelli che hanno già comprato qualcosa al mio sito, è un gruppo privato ed è diventata una bella e grande community perché siamo più di 1200 persone. Abbiamo già parlato di questo argomento che adesso andiamo a specificare approfonditamente in questo video, ovvero cos'è il caffè specialty, ma soprattutto andremo a annunciare un percorso fatto di alcuni caffè specialty, poi diventerà una rubrica magari mensile in cui ogni mese assaggiamo uno specialty diverso e oggi sono ad annunciare il primo specialty in cialda e soprattutto andremo, come dicevo, a fare un percorso a capire innanzitutto cos'è lo specialty. Ne proveremo uno e poi andremo anche a degustarlo insieme, così per voi sarà un percorso accompagnati da me per capire appunto e entrare in punta di piedi in questo mondo fantastico fatto da caffè veramente speciali. Ma adesso iniziamo la sigla e poi vi spiego cos'è uno specialty. Allora, vi spiego come nasce l'idea. L'idea nasce dal fatto che io da torrefattore produco il caffè in piccolissimi lotti perché sono una micro torrefazione e mi capita ovviamente, oltre alle mie classiche miscele che magari già conoscete, abbraccio, carezza e pensiero, di fare anche ogni mese dei caffè speciali, delle miscele speciali che ogni volta cambiano. Ovviamente fare queste miscele speciali e incialdarle o incapsularle è un lavoro complesso perché comunque devo farne un lotto minimo per poterle spedire poi all'azienda che appunto le mette in cialda e non posso mandargli 5 kg, 10 kg. Quindi mentre per me fare una miscela speciale e declinarla in grani o macinata è una cosa facile che posso fare, arrivare a fare il prodotto in cialda ci vogliono determinati volumi. E qui per fortuna siete arrivati voi a darmi una mano. Io avevo già l'idea di farvi assaggiare uno specialty e quindi metterlo in cialda. Ho chiesto alla mia community, quella appunto di Facebook che vi dicevo, Amici 99 Caffè, ho chiesto se mi davate una mano a raggiungere un lotto minimo che abbiamo deciso essere 50 scatole da 30 cialde e voi tutti mi avete detto di sì e quindi queste 50 scatole io le ho prodotte come promesso. Ma prima di portarvi e parlarvi dello specialty in cialda che ho deciso di produrre, più in generale vi dico che questo è un percorso, ovvero un percorso in cui io vi spiego la miscela che ho creato, l'andrò a assaggiare e poi voi avrete lo stesso percorso da poter rifare a casa perché appunto basta inserire la cialda nella vostra macchina del caffè. Se questo percorso avrà successo e questa puntata per questo specialty avrà successo, il mese prossimo io vi porterò un altro specialty, sempre in 50 scatole, e così faremo un percorso di assaggio perché il bello di questa community appassionata di caffè come me è degustare le miscele, ma soprattutto degustarle anche sotto un punto di vista oggettivo, che è appunto i sentori che io vi dirò che si ritrovano in questa cialda. Poi ovviamente può piacere o non piacere, quello fa parte sempre il gusto soggettivo che andiamo a rispettare, però ci sono delle cose oggettive in cui io vi accompagnerò. Prima di entrare appunto nel merito di questo assaggio, parliamo di cos'è lo specialty coffee. Lo specialty coffee è un caffè tra virgolette speciale, ovvero un caffè che in tutte le parti della filiera segue un percorso particolare che lo rende un caffè d'eccellenza. Poi ci sono anche le caffetterie specialty, che praticamente sono le caffetterie specializzate appunto nel somministrare i caffè specialty, e in Italia sono meno di 100. Poi ci sono anche le caffetterie normali che somministrano caffè specialty. Ma lo specialty coffee è appunto un caffè che già dalla piantagione, quindi dalla coltivazione, dalla raccolta e dalla lavorazione, segue una particolare attenzione in tutti questi passaggi. Quindi nella coltivazione, selezione, nella lavorazione, cioè tutti i passaggi d'eccellenza fatti appunto per ridurre al minimo ogni possibile difettosità del chicco. A questo ovviamente poi verrà associato un assaggio che confermerà o meno se il prodotto può essere considerato specialty e poi ci vuole una tostatura molto particolare. Il compito mio in questo caso, ma di ogni tostatore, è rispettare questa materia prima veramente speciale e trattarla in una maniera che dopo la tostatura esalti ancora di più la materia prima. Quindi tutti gli aromi che si possono ritrovare all'interno del chicco devono essere esaltati in una tostatura sempre molto delicata, ma anche giusta per far sì che appunto ogni aroma poi uno se lo riesca a ritrovare in tazzina. Poi il passaggio finale di questo percorso ovviamente è sempre la trasformazione, che è la macinatura e l'estrazione, che di solito fa la parte finale della filiera, che è o l'utente finale particolarmente bravo e preparato che ha tutti gli strumenti, oppure il barista. Ovviamente questo passaggio finale riuscirebbe a rendere il miglior caffè creato dalla maggiore attenzione possibile in piantagione, alla maggiore attenzione del torrefattore, può comunque rendere un bruttissimo caffè se estratto male,
oppure un bravo barista può continuare a esaltare tutto il percorso della filiera che ha ottenuto questo caffè d'eccellenza. Oggi tutto questo, riuscirlo a fare in cialda, significa che la selezione della materia prima e la coltivazione ovviamente l'ha fatto in piantagione. Poi ci sono stato io che ho fatto sia il lavoro di tostatura, ma anche il lavoro appunto di riuscire a mettere la ricetta in cialda. Quindi voi dovrete solo estrarla con la vostra macchina e diciamo che la maggior parte del percorso è stato già fatto a monte, quindi voi potrete solo gustare un'esperienza gustativa di bere un caffè specialty. Ma lo specialty, chi decide che un caffè è specialty? Allora, lo decide innanzitutto da dove nasce tutto questo. Nasce circa negli anni 70, dove un piccolo torrefattore americano in piantagione andava a cercarsi delle chicche di caffè monorigine arabica, proprio andando in piantagione, andandosi a scegliere il coltivatore e la fazienda, e quindi iniziò a inserire nella sua torrefazione questi caffè chiamati specialty. Ad oggi i specialty sono un qualcosa certificato alla SCA, Specialty Coffee Association, di cui vi lascio il link in descrizione. È un'associazione che fa corsi e comunque tutela il patrimonio e la cultura del caffè, che tramite gli assaggiatori certificati assaggia e verifica prima a monte i campioni del crudo, poi li assaggia con il metodo cupping alla brasiliana e poi ne decreta un risultato. Tutti i risultati che ottengono una votazione inferiore all'80 sono considerati caffè normali. Tutti i caffè che superano l'80 per quel lotto, per quella piantagione, per quell'annata, diventano specialty. Tutti gli specialty vengono caratterizzati da questa valutazione superiore all'80. Tra l'80 e l'85 è un caffè classificato molto buono. Tra 85 e 90 è eccellente, tra 90 e 100 è eccezionale. Ma già essere sopra il punteggio di 80, i caffè che si trovano in giro nel mondo specialty non sono tantissimi. Già oltre l'80 veramente vuol dire che gli assaggiatori hanno riscontrato dei flavori veramente eccezionali. Come vanno a verificare gli assaggiatori i lotti per definirli specialty? Innanzitutto si analizza il crudo, che può avere difetti primari e secondari. I difetti primari sono quelli più gravi ovviamente, che sono i chicchi neri, i chicchi acidi oppure i chicchi marci. I difetti secondari, che hanno ovviamente una considerazione inferiore relativamente al punteggio, sono invece i chicchi rotti, che hanno comunque una difettosità ma di natura inferiore. Una volta verificato il campione di crudo, si procede alla tostatura in loco, che di solito avviene 8-24 ore prima dell'assaggio, e poi si fa questo assaggio alla brasiliana con delle coppe in cui si va a degustare con un cucchiaino, un metodo di assaggio che permette proprio di esaltare appunto gli aromi, che è l'obiettivo per poi capire se questo prodotto è specialty o no. Ovviamente gli specialty sono lontanissimi dalla cultura italiana, perché innanzitutto sono dei caffè arabica monorigine, quindi lontanissimi dalla miscela tradizionale italiana, dove c'è comunque un'importanza sul corpo, sulla consistenza, e tipicamente vengono date alla robusta. E inoltre, essendo in monorigine, ereditano tutte le peculiarità del territorio in cui sono nati, quindi hanno comunque dei flavori e dei sentori, magari appunto di alcuni tipi di gusti, che non essendo miscelati con altre miscele esaltano quelle caratteristiche positive o negative che siano. Invece la miscela italiana prende più provenienze per creare un'amalgama e un complesso aromatico armonico tra appunto tutte le miscele che si vanno a mescolare. Ma adesso passiamo al primo specialty che io andrò a lanciare, e per me è un'emozione. Innanzitutto ho scelto una provenienza che è appunto l'isola di Sumatra in Indonesia. Quello che ho scelto è un Queen Ketiara, che è una fazienda composta prevalentemente da donne che sono oltre il 70%. Inoltre questo prodotto è un wet tulled, cioè è una lavorazione mista, dove comunque c'è l'acqua che nel processo appunto della lavorazione dal chicco, da cui viene appunto tolto tutto il contorno, viene fatto appunto in parte in acqua, poi viene essiccato, ma comunque molto più umido rispetto al solito, quindi rispetto al metodo naturale o al metodo lavato è una via di mezzo, e questo comporta dei sentori in tazza molto particolari. La regione in cui viene prodotto è la regione di Acetenga, scusatemi se sbaglierò le pronunce, è una regione particolarissima appunto di Sumatra, è piena di boschi, cascate, ha un clima particolarmente umido, ma è piena appunto, è un'osi naturalistica che appunto c'è gente che va a visitarla proprio per la parte naturalistica. E questo, adesso vi lascio delle foto per farvi capire, queste piante di caffè nascono appunto in una condizione particolarmente umida, e questa dona dei sapori unici poi a questo caffè.
Questo prodotto lo troverete già da oggi sul mio sito, è in questa confezione che poi mi auguro appunto che avrà successo, così tra un mese ne proveremo un'altra, ma io direi di andarlo a assaggiare insieme adesso in tazza e andare a capire che flavori, che sentori andremo a ritrovare. Innanzitutto, già da un naso allenato si nota un sentore di ciliegia, non il classico sentore di caffè tostato. Adesso andiamo a estrarlo e vediamo come viene. Allora, essendo uno specialty, dobbiamo uscire assolutamente dalle valutazioni visive di consistenza, cremosità. Ha una crema sicuramente molto delicata e molto chiara rispetto appunto al solito espresso tipico italiano che siamo abituati a bere. È delicatissimo e sa più di sciroppo d'acero o di arancia candita. All'assaggio non c'è un'acidità particolare come spesso capita in queste 100% arabica, ma sicuramente c'è una forte persistenza che ti resta e ti arriva anche dopo e ti richiama i frutti rossi e comunque sì, un sentore di prugna, ciliegia. Allora, sicuramente è un'aromaticità complessa, ma secondo me, il motivo per cui l'ho scelto per questo viaggio come prima tappa, è uno specialty facile, nel senso è apprezzabile, anche per chi non c'è abituato, è abituato al tipico espresso italiano. Ho scelto appunto un caffè che si facesse bere, che non fosse esasperato, perché spesso appunto gli specialty, essendo monorigine, hanno tutte le caratteristiche, dicevo, di quel territorio e magari potrebbero essere acidissimi oppure avere dei retrogusti veramente forti. Invece questo è veramente apprezzabile e bevibile, l'ho tostato in una maniera che secondo me appunto lo rendesse accessibile. Se uno non preavvisa il compagno a cui lo fa assaggiare con uno specialty, noterà dei sentori strani, quindi farà la faccia un po' strana, come io prima, che mi è arrivata dopo una persistenza. Però è facile, facilmente bevibile, e la sfida è andare a ritrovare questi sentori che vi ho raccontato. Per darvi un'idea, poi metto la scheda, questo specialty è un punteggio 86,25, quindi veramente è stato valutato molto alto ed è un prodotto eccezionale. Comunque già solo respirare la cialde della bustina vedrete che è diverso dai soliti caffè a cui siamo abituati a bere. Bene, io sono molto contento di questa prima tappa del percorso. Voglio che adesso andate sul mio sito, andiate a comprarlo, perché per me questo sarebbe la dimostrazione che questa idea e questo progetto, che già avevo condiviso con voi, vi è piaciuto e che quindi avete voglia di fare un'altra tappa. E sicuramente per me è molto faticoso creare una miscela e riuscire a tostarla di uno specialty, perché veramente devo fare 100.000 prove prima di riuscirla a declinare. Ho già in testa la prossima tappa e sarà ancora più faticosa, perché andrò su uno specialty ancora più particolare con dei sentori ancora più spinti e diversi. Però questo sta a voi, lasciatemi in descrizione un commento di quello che ne pensate. Per chi l'ha assaggiato, mi raccomando, assaggiatelo, fatevi una foto, taggatemi su Instagram, Facebook, recensitela, perché è veramente un lavorone, uno sforzo che però ho fatto con piacere, perché mi piace che questa community appassionata di caffè cresca con me. Restano sul mio sito valide tutte le altre miscele. Abbraccio, carezza e pensiero, che sono i must a cui già vi ho abituato. E niente, grazie, ci vediamo sabato prossimo alle 2. Un saluto da Claudio, ciao!